Ben ritrovati a tutti, amici appassionati di sport e di calcio, puntata ricchissima come sempre, soprattutto ricca di gol, gran bei gol, puntata dedicata interamente a Juniores Regionale e Allievi 98 di Orizzonte United. Prima di passare ai servizi, prima di farvi vedere appunto tutto quello che abbiamo registrato e durante il weekend sportivo, vi facciamo vedere uno spezzone dell'intervista realizzata con Piercarlo Aloisio, il mister della Juniores, a cui abbiamo chiesto un'opinione sul suo giocatore di punta, il capocannoniere appunto Juniores, Cristian Gennaro. Sì, effettivamente è un giocatore di altissimo livello, non dobbiamo nasconderci, abbiamo la fortuna di averlo noi, quindi tanta roba. Ecco, colgo l'occasione per ringraziare il mister della prima squadra, Riccardo, e tutto lo staff perché mi ha concesso di averlo oggi in partita. E addirittura sono andati in 17 in prima squadra, quindi grazie a tutto lo staff della prima squadra di cuore. Quindi diciamo che se devo fare una dedica oggi la faccio veramente al mister e a tutto lo staff della prima squadra. È davvero una dedica speciale questa che Mister Aloisio ha voluto fare appunto a Mister Boschetto. Tornando appunto alla Juniores, una Juniores che aveva bisogno di riscattarsi, aveva avuto una battuta d'arresto la settimana precedente contro il Borgaro, bisognava ritrovare concentrazione, determinazione e soprattutto i 3 punti. E direi che ci è riuscita alla grande. Vediamo le immagini. E a fine partita abbiamo ascoltato appunto Piercarlo Aloisio, contento ma non particolarmente soddisfatto della partita. Sentiamolo. Piercarlo Aloisio, il mister della Juniores, tutti felici, in realtà anche tu sorridi, però non sei soddisfatto di questo 5-1, come mai? No, non sono soddisfatto. Beh, del risultato sì, diciamo che dividiamo la partita in due. Allora, risultato perfetto e sono soddisfatto. Sul piano del gioco oggi non è stata una bella partita. Anzi, chiedo scusa a chi è venuto a vedere la partita, se devo essere sincero, non è stata una bella partita. Quindi dobbiamo ancora lavorare sotto quell'aspetto lì, sotto l'aspetto del possesso, che è quello che ci manca. Però
Però i ragazzi lavorano bene, quindi è solo questione di poco tempo e son convinto che abbineremo al risultato anche il bel gioco, che è la cosa che conta di più, se no questi ragazzi avranno sempre difficoltà quando saliranno di categoria. E quindi per me è il primo obiettivo, viene ancora prima del risultato. Quindi oggi personalmente mi lascia un po' insoddisfatto, diciamo. Perché invece ci dicevi, ci raccontavi che nonostante la battuta d'arresto di sabato scorso, che insomma è stata un po' spiacevole, presumo, anche finita la partita, però eri molto più soddisfatto del primo tempo di Borgaro che non appunto dei 90 minuti di oggi. Che cosa hai visto in quei 60-70 minuti la settimana scorsa che invece oggi non hai visto? Sì, ho visto una squadra motivatissima che ha cercato di, attraverso il gioco, di fare risultato. Infatti il primo tempo forse è uno dei più bei primi tempi delle quattro partite, sicuramente. Abbiamo giocato palla a terra, c'è stato solo un lancio lungo del nostro portiere, se no abbiamo sempre cercato palla a terra, che è il nostro obiettivo. Se noi riusciremo a centrare questo obiettivo, possiamo diventare una squadra che può competere tra le prime due o tre del campionato, sicuramente. I ragazzi hanno voglia, quindi dico solo questione di tempo. Magari può sembrare assurdo che un mister sul 5-1 non è soddisfatto, però il problema non è questa partita, saranno poi le altre, e poi nel momento di difficoltà deve saltare fuori proprio l'organizzazione, il gioco, tutti questi aspetti che poi a lungo andare faranno poi la differenza. Quello che ho detto comunque con uno dei tuoi ragazzi è che quello che arriva, perlomeno a me, ma lo ripeto anche in questa domanda, penso alla maggior parte del pubblico, è che comunque i ragazzi sono un gruppo, cioè questo arriva, non so se sei d'accordo. E un'altra cosa che invece ti volevo chiedere, uno dei tuoi ragazzi ci ha raccontato la storia dello scudetto, cioè che tu dici ai tuoi ragazzi di guardare lo scudetto prima di cominciare la partita, lo scudetto che c'è sulla maglia, quindi quello dell'Orizzonti. Ci vuoi raccontare appunto entrambi questi aspetti? Ma sulla questione dello scudetto, io in ogni società che vado la cosa principale è la maglia, cioè un ragazzino se la deve sentire addosso, e quindi dico sempre: quando siete stanchi o quando avete qualche difficoltà, guardatevi la maglia che portate e troverete sicuramente le energie giuste per ribaltare o per mantenere la partita. Anche perché, come ha detto lei prima, è un bel gruppo, sono uniti e questo fa la differenza. Magari può peccare quando è ora di tirar fuori la personalità, però loro attraverso il gruppo riescono a risolvere le situazioni difficili e questo ci dà una marcia in più sicuramente. Quindi va bene così oggi. Un'ultimissima domanda. Avete già affrontato Aigreville, Borgaro, oggi Livrea? Ci sono ancora un paio di squadre effettivamente forti. Prossima settimana però siete in Val d'Aosta contro il Pondonnaz. Che partita ti aspetti? Ma le squadre valdostane sappiamo tutti che sono squadre molto toste, aggressive, quindi sicuramente poi mi sembra che non stiano viaggiando molto bene, quindi alla fine vorranno riscattarsi in tutti i modi. Quindi sarà una partita molto dura a livello fisico. Penso che sarà una partita di questo tipo. A caldo abbiamo sentito naturalmente anche alcuni dei protagonisti, ragazzi, felicissimi naturalmente per la vittoria. Vediamo un po', sentiamo le loro parole. Mattia Lombardo, difensore di Orizzonti, insomma oggi avete comunque un po' subito Livrea, ma direi che forse oggi non hai avuto gran lavoro. Sì, è stata una partita difficile soprattutto all'inizio, poi nel secondo tempo il mister ci ha detto le cose giuste e siamo riusciti a tirare fuori il carattere. Eh sì, una partita in effetti insomma con una delle squadre perlomeno più accreditate insieme a Borgaro, Greville e Volpiano naturalmente. Ecco, che girone è? Siamo già alla quarta giornata, quindi avete affrontato tra l'altro proprio Greville, Borgaro e Ivrea oggi, insomma che girone è questo? Personalmente oggi sono andato più in difficoltà delle altre volte. Questo ce lo ricorda sempre il mister, è un girone duro, difficile, ogni partita, anche quella più semplice, diventa difficile se non abbiamo l'approccio giusto da subito. In vista della prossima settimana, per il prossimo incontro, come questa vittoria, insomma, credo che vi darà tantissimo entusiasmo in settimana. Sì, ci dà morale perché arriviamo da una sconfitta, brutta sconfitta in rimonta contro il Borgaro. Sì, ci dà morale e speriamo di continuare così. Niccolò Fasolato, oggi ti abbiamo visto veramente stanco, ma perché hai corso tantissimo, com'è andata? Oggi veramente
a pezzi. È stata una partita dura, fin dall'inizio loro comunque sono entrati bene in partita. Noi i primi minuti abbiamo faticato un po', perché onestamente i primi 20 minuti mancava un po' gioco, un po' di carattere. Il secondo tempo invece è nettamente superiore a livello di gioco e caratterialmente, che era una risposta che cercava il mister e ha cercato in settimana costantemente, anche dalla preparazione. Finalmente possiamo dire che ci siamo riscattati dopo l'errore di sabato, diciamo Ecco, così. sì, infatti ti volevo proprio chiedere questo: in che modo ha inciso la batosta, insomma la battuta d'arresto, diciamo, chiamiamola così, di sabato scorso? In settimana siamo riusciti a lavorare tanto, quindi a mettere dei tasselli fondamentali dopo gli errori che abbiamo analizzato durante la partita di sabato. Non è mai facile non cercare di non sbagliare, però abbiamo un mister che ci fa lavorare veramente sodo per cercare di migliorare giorno dopo giorno. E finalmente oggi ci siamo riusciti. Senti, il prossimo incontro contro chi giocate e che tipo di partita sarà? Beh, giochiamo contro il Pondonnaz in casa da loro, quindi sappiamo che andare fuori casa non è mai facile. Speriamo, noi diamo sempre il massimo tutte le partite, anche oggi, come avete visto, siamo usciti con il sudore che non ce la facevamo più. Quindi affronteremo la settimana allenandoci, cioè con tutta la forza e la mentalità esatta, e cercheremo di fare il risultato e di portare a casa 3 punti, che è quello che vogliamo fare. Un'ultima domanda, perché guardandovi dalla tribuna, la cosa che più arriva, insomma, al pubblico, perlomeno a me, ma penso a tutti, è che voi siete proprio una squadra, quindi volevo farvi comunque i complimenti. Beh, grazie, sì. Uno dei punti fondamentali nostri è proprio il gruppo. Fin dall'inizio, dalla preparazione fino adesso, sono passati 2 mesi, ma 2 mesi il gruppo c'è sempre stato, non c'è mai stato modo di litigare o di avere discussione, anzi, se andiamo sotto ci tiriamo su come una squadra e se vinciamo siamo tutti uniti. Non c'è bisogno di essere separati avendo un gruppo del genere. Penso che tutti lo notino come voi. Pasquale Ottuso, il numero uno di Orizzonti, insomma oggi hai avuto il tuo bel da fare, però complimenti. Grazie, sì, mi sono impegnato molto anche perché era una mia ex squadra. Ho giocato 2 anni nell'Ivrea. Oggi abbiamo incontrato un'ottima Ivrea, tra l'altro, agguerrita, come se gli avessimo fatto qualcosa. Sì, in effetti c'era un po' di nervosismo, ma sai, Orizzonti Ivrea è sempre un po' una sorta di derby, o comunque è un po' a tutti i livelli, anche nei pulcini è una partita che si sente tanto. Poi, insomma, dal tuo punto di vista da ex, penso che tu l'abbia sentita ancora di più. Sì, l'ho sentita molto tutta la settimana che sono in ansia, però finalmente è finita. Finita bene per 5-1. Sì, direi che veramente oggi hai fatto delle grandi parate, una bella prestazione, insomma, penso che tu possa essere soddisfatto. Sì, grazie, innanzitutto. Io quando gioco guardo sempre lo scudetto, come ci insegna il mister. Ecco, questa non la sapevamo. Cosa vi racconta il mister? Prima di iniziare la partita ci dice sempre di guardare lo scudetto, e così ci stimola molto. E di ricordarvi per chi giocate. Sì, esatto. Bella cosa, davvero. Senti, una battuta d'arresto a Borgaro, però direi che con oggi, con questo risultato, veramente avete dimostrato che siete un gruppo e anche che avete veramente tutte le caratteristiche per poter far bene quest'anno. Sì, sono convinto anch'io che faremo bene. Abbiamo reagito bene. Insomma, ti aspettiamo in splendida forma anche contro il Pondonnaz la settimana prossima. Sì, ci prepareremo in settimana e daremo il meglio anche sabato. Cigliano Carni di Paolo Causone. La carne da 60 anni, una tradizione di famiglia. In via Bobba 38 a Cigliano. Matteo Fasolato, intanto complimenti, un'altra doppietta dopo quella di sabato, insomma, stai cercando di fregare il posto a Gennaro come marcatore della No, Juniores. no, no, basta che segni qualcuno e vinciamo, poi va bene. Sì, no, innegabilmente. Comunque complimenti, due gran bei gol. Insomma, una partita che questa sulla carta era difficile, comunque un'avversaria come l'Ivrea che si aspettava essere così forte, però insomma un 5-1 che la dice tutta. Sì, era una partita difficile perché comunque noi arrivavamo da una sconfitta e dovevamo riscattarci in tutti i modi, però abbiamo fatto una grande partita, anche come dimostra il risultato, abbiamo portato la partita a casa. Senti, sabato scorso so che eravate parecchio amareggiati per come è andata la partita. Come è andata questa settimana proprio in previsione di giocarvi una partita altrettanto importante? No, boh, noi eravamo amareggiati perché comunque eravamo andati in vantaggio e poi abbiamo perso, però comunque il mister
comunque ci ha detto di non abbatterci, anche perché era solo una partita. Abbiamo fatto anche là una grande partita e questa settimana abbiamo lavorato con tranquillità, infatti sono visti i risultati e è andato bene. Direi che è andata veramente molto bene. Senti un po', quali sono i tuoi sogni per questa stagione? Innanzitutto vincere il girone regionale, andare a fare le finali e poi anche una convocazione in prima squadra non mi dispiacerebbe. Direi che ci sta tutta. Adesso parleremo con Boschetto. Va bene, grazie. Importantissimo anche il successo degli allievi 98 sul Canada, una vittoria che li riporta al vertice della classifica. Sentiamo il mister Giuseppe D'Agostino proprio a caldo a termine della partita. Giuseppe D'Agostino, il mister degli allievi 98, una grande vittoria, ma soprattutto al di là del risultato, una vittoria che vi serviva per scavalcare gli altri, i vostri inseguitori. Sì, soprattutto dopo il passo falso che abbiamo commesso la settimana scorsa, però ci sta, visto il percorso dei ragazzi, abbiamo affrontato degli scontri diretti con le pretendenti in maniera molto positiva. Soprattutto due partite difficili in una settimana sono venute a pesare nella terza partita con la Valle. E dopo tutto oggi abbiamo dimostrato che se siamo là in alto è perché abbiamo le potenzialità, e voglio ringraziare i ragazzi perché non è stato facile in poco più di un mese organizzare un nuovo gruppo in una nuova, diciamo, fusione tra società, quindi tanti giocatori, c'era da rimettere a posto tutto. Il girone quando è uscito era anche molto competitivo, perché per quanto la nostra società ha lavorato bene, dandomi in mano un gruppo veramente importante, anche gli avversari sicuramente non sono stati da meno. Noi abbiamo superato alla grande gli scontri diretti, oggi diciamo che mettiamo un sassolino in più su quella che è la qualificazione regionali, però mi hanno insegnato che nel calcio è sempre meglio fare i conti alla fine, quindi fino ad oggi comunque tanto di cappello ai ragazzi e grazie alla società per tutto quello che ha fatto e che spero continui a fare fino alla fine, perché abbiamo bisogno soprattutto di loro in tutto e per tutto, se no io e il gruppo siamo poco senza una base solida alle spalle come l'Orizzonti. Ecco, infatti mancano, il passo effettivamente ormai è lì verso i regionali, mancano solo più due giornate e quindi mi viene da chiederti in effetti qual è intanto il tuo bilancio
personale e da mister finora, visto che ci siamo incontrati all'inizio stagione, all'inizio campionato, e appunto a 2 giornate dal termine di questa fase di qualificazione, quali sono le tue sensazioni e le tue emozioni? Ma io, come ho sempre detto, nel calcio si parla di percentuali e statistiche. Ad oggi penso che quello che abbiamo dimostrato è la nostra realtà. È la nostra realtà. Tanti alcune volte, sentendomi parlare, dicono pecca di presunzione. No, io penso che la convinzione sia una cosa diversa dalla presunzione. Con dati alla mano, io credo che questo gruppo merita vivamente i regionali e soprattutto sarebbe sprecato vivere una realtà dove le potenzialità sono superiori a quelle delle altre squadre. Nulla togliere, sempre tanto rispetto alle altre società, però noi abbiamo lavorato bene con tanti sacrifici, specialmente la società, nel creare un gruppo così importante, e ad oggi abbiamo avuto ragione noi nei confronti di tutti gli altri, e questa penso che sia la cosa più positiva, perché non ci dimentichiamo che parte tutto dagli adulti, e se gli adulti fanno le cose fatte male, purtroppo ricade poi tutto sempre nelle categorie più basse e nelle società. Quindi grande esempio della prima squadra, grande esempio della dirigenza, e noi proseguiamo nel nostro cammino sempre con il massimo obiettivo, che appunto è sempre quello di stare sul gradino più alto di tutte le competizioni. Felicissimi anche i ragazzi di Mister D'Agostino, sentiamo cosa ci hanno raccontato proprio dopo il 5-0 contro il Canada. Albergo Ristorante Nord America, cucina raffinata, cortesia e gestione familiare, in corso D'Annunzio 149 a Cigliano. Fabio Ambrosino, il difensore degli allievi 98, intanto complimenti per la vittoria di oggi, forse hai avuto poco lavoro oggi. No, oggi è stata anche una partita molto combattuta, ma ce la siamo riusciti a portare a casa molto facilmente, diciamo. Era importante soprattutto il risultato, una vittoria che vi permetteva di ritornare al vertice della classifica. Sì, dopo il passo falso con la Valle Elvo, ci siamo allenati bene tutta la settimana e siamo riusciti a portarci a casa questo risultato che ci mette a un buon passo per passare ai regionali. Eh sì, com'è andato finora questo girone di qualificazione verso i regionali? Le squadre che avete incontrato, il gruppo, insomma, ci racconti un po' come vivete nello spogliatoio? No, abbiamo affrontato le due partite più difficili contro il Casale e il Borgo Vercelli, le abbiamo vinte. E il girone è molto difficile, non ce l'aspettavamo, ma il gruppo è molto solido e abbiamo molto entusiasmo. Adesso andiamo a portarci sti regionali, che è la cosa che aspettavamo da quando abbiamo iniziato la preparazione. Luca Boggio degli Allievi 98, soprattutto autore del primo dei vostri gol, insomma, di oggi, un gran bel gol, complimenti. Grazie. Volevo metterla in mezzo, però poi alla fine è entrata e va bene così. Viva la sincerità. No, ma è stato comunque molto molto bello davvero. Senti un po', questa vittoria quanto era importante? Era davvero importante, perché comunque la scorsa settimana abbiamo perso malamente sul campo della Valle Elvo. E oggi era importante vincere e così abbiamo fatto. Di gol ne potevate fare anche qualcosina, sì, in più, vero? Ce ne siamo mangiati abbastanza, però comunque è andata bene che abbiamo concretizzato abbastanza davanti e speriamo di far meglio la prossima partita. Senti un po', questo gruppo com'è? Ce ne stanno parlando tutti bene? Anche voi stessi ne parlate bene di voi, di quello che accade negli spogliatoi, dei vostri successi? No, un gruppo unito. Parlo per me, mi trovo davvero bene con i compagni, siamo compagni tutti brave persone, ci aiutiamo tutti uno con l'altro, penso che sia la cosa più importante in un gruppo. Speriamo di realizzare questo sogno di andare ai regionali, perché stiamo giocando bene e ce lo meritiamo tutti, secondo me. Avere un mister che ha un passato eccellente, che sensazione è? Ti può far capire, insegnare tante cose, perché comunque lui l'ha vissuto e ti può solo far migliorare come persona, anche come calciatore. Alberto Vana, difensore centrale di Allievi 98, insomma, un'altra bella vittoria, soprattutto importante ai fini della classifica, insomma, e questo campionato come sta andando?
Direi che abbiamo iniziato molto bene, un approccio molto interessante per tutto il campionato, soprattutto per le partite, quelle anche molto importanti con Borgo e Casale. Infatti siamo riusciti a vincere. E no, mi piace, siamo un grande gruppo, anche oggi siamo riusciti a fare una grande partita e ovviamente, come sappiamo, puntiamo ai regionali, puntiamo a vincere e ci stiamo provando. Direi che insomma i presupposti ci Esatto, per sono, ora ma ci stiamo. usiamo ancora i vari Esatto. condizionali, le scaramanzie di turno. Esatto. Ci stiamo provando, il nostro obiettivo è quello. Speriamo di realizzarlo, ecco. Mi mancano due partite, quella della settimana prossima e quella dopo ancora, proprio per poter dire ce l'abbiamo fatta. Che Esattamente. partite ti aspetti? Ma io penso una partita molto dura, maschia, perché vogliamo portarci a casa questo obiettivo, coronare il nostro sogno e quindi vogliamo andare là e cercare di vincere in tutti i modi, col coltello fra i denti, ecco. Sarà contro? Piemonte Sport e l'altra Scuole Cristiane. Forse con l'ultima probabilmente avrete un po' più di facilità nel portare a casa il risultato. Effettivamente il Piemonte Sport è forse tra queste due quella un po' più in particolare come incontro. Sì, esatto. Mi hanno detto che la prossima sarà un po' più difficile. Noi però andiamola senza paura, senza problemi, andiamo là, ce la giochiamo, poi vada come vada. Noi speriamo di vincere perché vogliamo realizzare il nostro sogno, come ho detto in precedenza. E sull'ultima partita, non lo so, io non la conosco come squadra, spero sia relativamente meno forte, ecco, così è più facile la strada per noi. Alexi Torrao, capitano degli Allievi 98. Intanto, ecco, cosa significa essere capitano di questa squadra? Io sono proprio, non ho mai fatto il capitano, vengo da una squadra professionista che mi ha aiutato proprio a crescere e adesso venire qua a fare capitano è una grande responsabilità e spero che andrà avanti bene questo gruppo. Ecco, sì, tu hai un'esperienza effettivamente in una società professionistica. Cosa ti porti dietro e cosa speri di poter appunto mettere in atto, in pratica, in una squadra invece comunque dilettantistica ma con grandi ambizioni come l'Orizzonte? Io spero che, dato le mie possibilità, cioè le mie cose che posso dare al resto dei giocatori, spero che loro capiscano alcune cose che io ho imparato, posso insegnargli, oppure no, posso anch'io imparare da loro e spero di andare avanti con loro fino ai regionali. Eh sì, oggi è stato veramente importante vincere, avete stravinto, direi che insomma il risultato parla per sé. Questi regionali sono veramente vicini, come vi sentite? Noi siamo felici, non siamo ancora arrivati fino alla fine, dobbiamo ancora continuare sono contento per questa squadra anche. Senti, ancora queste due partite, Piemonte Sport e Scuole Cristiane. Forse, senza nulla togliere, Scuole Cristiane è probabilmente la società un po' meno difficile da affrontare. C'è ancora forse l'ostacolo Piemonte Sport. Tu le conosci, come vedi queste due gare? Ma io le vedo, tutte le partite sono sempre difficili, sono sempre una finale per me, e quindi non mi importa se una squadra è scarsa perché faccio sempre le stesse partite anche se la squadra è forte. Io con la mia squadra spero di andare fino avanti e non dobbiamo mai sottovalutare una squadra. Puntata, come abbiamo detto, ricchissima, vi aspettiamo per la prossima, ci vediamo naturalmente sui campi, davvero per questa settimana è davvero tutto, arrivederci.